Benvenuti a questa nuova puntata di SOS Gaia, il pianeta vivo. Questa volta parliamo di intelligenze diverse, un tema a vasto raggio che si presta a tantissime riflessioni e anche tanti interrogativi, anche filosofici, perché noi viviamo in un mondo dominato dall'antropocentrismo e sulla base proprio dell'intelligenza a volte si creano delle discriminazioni nei confronti delle altre specie. Ne parliamo con Gianluca Roggero, ricercatore e speaker radiofonico. Benvenuto Gianluca. Ciao Giamma, grazie, ciao a tutti. Ne parliamo con Elio Bellangero, che conduce una bella rubrica su Radio Dreamland sugli animali, sulla criptozoologia, poi spieghiamo anche che cos'è. Benvenuto e benvenuto anche a Enrico Morricone, garante diritti animali della Regione Piemonte, che anche io ci tengo a sottolineare, è anche un filosofo, perché nei suoi scritti c'è sempre anche questo aspetto filosofico. Allora, io inizierei proprio, cioè benvenuto, inizierei proprio da Gianluca, perché Gianluca Roggero ha fatto un lavoro insieme a Giancarlo Barbadoro, che è scomparso nel 2019, ha fatto un grosso lavoro sulle intelligenze diverse. Giancarlo Barbadoro ha scritto anche un libro, un manuale, un libro bello grosso e spesso, che parla dell'intelligenza come un fenomeno che non è legato solo, che so, agli alieni, agli UFO, anche se ne parla molto anche di questo aspetto, o all'intelligenza artificiale, parla anche degli animali. E questo taglio ha creato una bella differenza tra chi si occupa di intelligenze diverse e magari pensa agli alieni su altri pianeti e non pensa agli alieni di casa nostra. Gianluca. Beh, intanto il libro in questione è questo, che forse se lo vediamo. Sì, questo è, in effetti è un libro che Giancarlo ha scritto già nel 2004, e questa in realtà io insieme ad altri, dopo diciamo che il progetto comunque è partito da te, e abbiamo colto appunto questa occasione, siccome c'era molto materiale che Giancarlo aveva scritto dopo la prima edizione, per cui valeva la pena provare a farne una successiva, che ovviamente purtroppo è uscita postuma. Postuma, sì. Ecco, sì, tu hai centrato la questione, perché diciamo che almeno io personalmente sono sempre stato un po' abituato all'approccio con l'intelligenza diversa, ma appunto come da ufologo, come approccio agli alieni, agli extraterrestri, eccetera, eccetera. La visione invece di Giancarlo era una visione globale, allargata, quindi comprendeva tutti gli aspetti attraverso cui poteva manifestarsi l'intelligenza. E ovviamente una grossa fetta di lavoro da questo punto di vista è stato fatto riguardo al punto di vista della ricerca, che anche quindi in una grossa parte all'interno del libro, per quanto riguarda gli animali, perché gli animali di fatto sono davvero un'intelligenza diversa, cioè in parole povere sono dei veri e propri alieni. Noi appunto, ripeto, abbiamo un po' l'idea degli alieni come sono gli extraterrestri, i dischi volanti, adesso così a livello proprio così immaginifico. Ma in realtà sono, cioè, magari forse con certi, diciamo, con certi animali un po' più vicini ci sentiamo davvero un po' più in sintonia, ma tutto sommato anche con un cane o con un gatto ci sono veramente tante cose da scoprire. Immaginiamoci con altre tipologie di animali, come potrebbero essere, non so, gli insetti. Certo. Un ragno, per dire la verità, è veramente un alieno per noi. Oppure, non so, pensare a tutta la fauna che c'è a livello di abissi marini. Okay? Quindi, cioè, praticamente all'interno del nostro pianeta, che convive con la nostra specie, c'è davvero tantissime razze aliene. Quindi già solo lì ci sarebbe tantissimo da indagare e scoprire dal punto di vista della ricerca verso un'intelligenza diversa. E questo è stato uno dei motori primari della ricerca
di Giancarlo, ricerca esobiologica, ecco, perché lui amava proprio di parlare, amava parlare di ricerca esobiologica, cioè esatto. La vita al di fuori, quindi al di fuori della specie umana, della razza umana, quindi quell'animale, ma come giustamente hai detto tu prima, anche quella artificiale, che manifesta appunto, si manifesta molte volte come un'intelligenza indipendente. Certo, ecco, Elio Bellangero si occupa di criptozoologia, quindi qui andiamo proprio negli alieni, più alieni ancora di più, perché tu ti occupi di esseri veramente molto particolari a cui non si può certo negare una forma di intelligenza, anche se diversa magari da quella umana. Assolutamente sì, cioè criptozoologia, il termine deriva dal greco cryptos nascosto, zoos animale, logos studio, teoricamente significherebbe studio degli animali nascosti, e infatti nacque una settantina d'anni fa per andare alla ricerca di animali sconosciuti tipo lo Yeti o gli strani abitanti dei laghi tipo Loch Ness eccetera, ma da lì in poi si è sviluppata tantissimo, e quello di cui noi parliamo nella trasmissione che accennavi tu prima di Radio Dreamland, di cui ricordo tu sei la nostra direttrice artistica, che è Animali ed Enigmi, e vuole andare a vedere proprio ciò che davvero ci stimola in questo, ciò che ci procura stupore, ciò che ci procura la capacità di renderci conto che non esiste l'antropocentrismo, ci fa chiedere dove siamo, perché sappiamo veramente poco, se non pochissimo, se non niente, di tutte le, di tantissime specie viventi che in realtà condividono con noi il pianeta e che hanno ognuna una sua cultura, una sua storia, riti, strategie, comportamenti, modelli di abilità che noi manco ce lo sogniamo, si potrebbero fare enciclopedie su questo. Il mondo degli animali, tra virgolette, nascosti, la criptozoologia per noi è davvero andare a studiare, a indagare nei confini della zoologia e della biologia, dove si annidano intelligenze diverse, per rimanere nel tema di questa trasmissione, che sono assolutamente fonte di grande stupore. Noi spesso non ci capiamo un accidente, noi umani e la nostra scienza, e talora sembrano mille miglia avanti rispetto a noi. Eppure la nostra cultura in cui siamo nati e cresciuti sembra che non siano cose interessanti, rimangono comunque cose di nicchia e ci privano, ci viene privata la possibilità di un confronto più allargato con queste realtà, e questo fa parte tutto sommato del gioco dell'antropocentrismo e della cultura che disegna questa nostra società. Enrico Morricone ha scritto, per Shine Newspaper ha scritto un bellissimo articolo, e il sottotitolo il titolo è Intelligenza e animali, il sottotitolo è l'intelligenza, un principio in base al quale gli esseri umani hanno gerarchizzato il vivente. E questo la dice tutto in questa frase, Enrico. Riprendendo quello che è già stato detto, è chiaro che l'intelligenza è un modo per appunto scegliere all'interno della popolazione dei viventi chi viene considerato in modo superiore e chi in modo inferiore. C'è da dire che però gli ultimi anni hanno visto per fortuna una certa rama di ricerca sull'intelligenza degli animali, anche sull'intelligenza degli animali cosiddetti minori, no? Nel libro Il lamento inascoltato di Bernard Rolling fa l'esempio di una vespa terricola che si sposta per un centinaio di piedi, dice lui, alla ricerca di prede, che poi porta indietro nel nido per nutrire le larve che stanno crescendo. Quindi il concetto è immaginare l'intelligenza di questo animale, quali riferimenti possa avere, perché poi
vede il terreno alla base del terreno, quindi ci sarà erba, ostacoli, eccetera. Certo. Questa riesce, qualsiasi sia l'ostacolo, a tornare alla sua tana. E quindi il concetto che lui vuole rappresentare con questo esempio è proprio che dell'intelligenza di questo animale, perché se l'intelligenza è fare collegamenti e riuscire a costruire un percorso, delle mappe mentali, chiaramente queste vespe riescono a fare questo esercizio mentale, quindi l'intelligenza è dimostrata. Per finire, diciamo che l'intelligenza è diventata anche un argomento importante per gli animali, perché la percezione del dolore si lega al concetto anche dell'intelligenza, perché si ammette che perché si possa riconoscere il dolore è necessario un organismo che abbia recettori periferici che recepiscano il danno e che lo trasmettono al cervello, cioè un organo centrale che elabora questo danno. Certo. E quindi questi studi sono serviti proprio per dimostrare che anche le specie che sono sempre non considerate, per chi non vuole considerarle, bisogna sempre dire, ma pensiamo alle aragoste, bollite vive, eccetera, eccetera, è la dimostrazione che anche questi animali, che tutti gli animali che hanno un cervello sono in grado di avere un'intelligenza. Per finire, come diceva qualcuno, l'esempio è che come il nostro computer portatile è un computer esattamente come i supercomputer della NASA o quelli cinesi, così il cervello di un animale che noi riteniamo inferiore è esattamente un cervello che serve a quell'animale come serve il cervello a noi. Certo, interrompiamoci un attimo per la pubblicità. Torniamo a noi e io vorrei passare un video di una poesia che Giancarlo Barbadoro, visto che abbiamo parlato del suo libro, aveva recitato in un concerto della GRAL. Andiamo col video. Sorte che gli spetta con la luce del mattino. È l'alba, sono arrivato, la mia casa mi aspetta con i miei libri e le mie abitudini di sempre. È l'alba, da qualche altra parte i carichi di morte sono arrivati i matatori per celebrare la sorte dei deboli che non hanno voce per narrare il loro sgomento. E io ho perso la mia dignità, devo cercarla in un altro mondo, un mondo dove nessuno mi parli di amore, di dei mai nati e di giusta sofferenza. Giancarlo Barbadoro è stato una voce anche di questa emittente. E, diciamo che con lui abbiamo perso veramente un personaggio di rilievo e ci ha lasciato una grande eredità che noi vogliamo trasmettere col Centro Studi Giancarlo Barbadoro, di cui fa parte anche Enrico Morriconi, perché fa parte del Collegio dei Saggi di questo gruppo che vogliamo, di questo Centro Studi. E ha delineato anche che cos'è l'intelligenza. Secondo lui aveva fatto una classifica che definiva che cos'era secondo lui l'intelligenza, che ci può stare benissimo anche negli animali, perché riassumeva in quattro punti l'intelligenza: l'acquisizione di dati, risolvere i problemi, fare esperienza e rapportarsi all'ambiente. Sono quattro punti in cui qualsiasi animale credo che possa rientrare benissimo. Parliamo però anche un po' di alieni. Gianluca, so che tu hai lavorato proprio su questo insieme a Giancarlo, perché gli alieni sono anche un altro tema di quelli che sono un po' messi nella nicchia. Sì, certo. Questa è una questione che ormai va avanti da tantissimi anni, no? Cioè, per quanto riguarda
Vabbè, il fenomeno, la fenomenologia UFO, ci sono delle evidenze incredibili della chiamiamola realtà del fenomeno, della oggettività di questo fenomeno. Eppure è un fenomeno che ufficialmente non esiste, e non è preso in considerazione dalla scienza, almeno dalla scienza ufficiale. In realtà però c'è tutto un mondo dietro invece che è completamente diverso, perché in realtà non è vero poi del tutto questo, perché ci sono molti scienziati e anche scienziati accreditati che affrontano il problema e lo considerano invece molto più degno di considerazione, molto più oggettivo di quello che invece, diciamo, anche in questo caso il MAIN vuole, la società maggioritaria vuole farci intendere. Anche se poi devo dire la verità che comunque, queste cose ne abbiamo parlato tantissimo con Giancarlo, perché Giancarlo è stato un precursore della ricerca esobiologica, ufologica, non per niente lui aveva iniziato, è stato, diciamo, il promotore di quel gruppo che tu conosci, molti conoscono, che fu Spazio 4, sì. Che è stato uno spartiacque, no? Per dare proprio un impulso, stiamo parlando degli anni 60-70, quindi anni in cui se oggi come oggi parlare di certi argomenti non è tanto, figuriamoci allora, ok? E tutto sommato, secondo me, proprio anche grazie a personaggi come Giancarlo, oggi come oggi invece ne possiamo parlare in maniera un po' più aperta. Ma non solo, tu e altri sicuramente avrete notato, ma tu, dove ne parliamo con te diverse volte, ne abbiamo parlato, che c'è un fenomeno che è quello un po' della disclosure. Certo. Cioè a livello di media, sì, è vero, c'è questa negazione di base, oggettiva, cioè questa negazione di fondo, no, che rimane. Poi intanto ci sono dei piccoli segnali che si mettono comunque un certo tipo di notizie, quasi come se si volesse fare in modo che la gente si abituasse a quest'idea, quando invece generalmente è sempre stata, proprio dal punto di vista mediatico, assolutamente negata. Certo, ma in effetti sono quegli argomenti, come si diceva prima, parliamo anche dell'animalismo, sono argomenti che non devono esistere, che fanno parte di una nicchia di qualche esaltato, che vengono messi secondo un'immagine di questo tipo. Tornando a Elio, che si occupa di criptozoologia, ancora di più, perché se parliamo di animali fantastici, animali che non devono esistere, perché non esistono proprio, no? Eppure ci sono, esistono e come? Guarda, ce ne sono tanti, qui il discorso si farebbe veramente immenso, perché intanto ci sono animali, tra virgolette, fantastici, nel senso che non... per loro fortuna l'uomo non è ancora riuscito a catturarli e a metterli in uno zoo, però animali di cui ci sono testimonianze infinite. Prima citavo l'inizio della storia della criptozoologia, che partiva da esempi eclatanti tipo quello del famoso Yeti o di Nessie, eccetera. Io ritengo, ne abbiamo parlato spesso nella trasmissione Animali e Enigmi, ne parleremo ancora, che le tracce a livello leggendario, a livello anche fisico, di personaggi, di animali non umani come questi, sconosciuti e di cui il mainstream preferirebbe non parlare perché mettono in crisi tante cose, sono tracce ormai talmente evidenti che mi fanno dire che a mio modesto parere esiste sicuramente una popolazione di animali nascosti che ha optato per un ottimo distanziamento sociale, nel senso che rispetto all'uomo proprio non si vuole far vedere. Certo. Il famosissimo Yeti, ad esempio, ha parenti molto simili a lui in tutto il mondo, e il famosissimo o la famosissima Nessie, l'abitante del lago di Loch Ness, che io ho visto. Esatto, ha parenti in tutto il mondo, e stavo dicendo, e tu per prima lo puoi dire, perché sì, proprio con Giancarlo avete visto una, io non la chiamerei cosa, perché era un qualcuno che si muoveva in un modo
che non può assolutamente essere avvicinabile al punto con cui davvero, si spostano. Davvero era un fenomeno alieno, così come l'abbiamo visto noi, era veramente, ti rendivi conto che avevi di fronte un fenomeno veramente alieno. Esattamente, ma se posso dirne una veloce, non è neanche per trovare gli alieni tra gli animali, e mi riallaccio ai quattro punti dell'intelligenza che citavi prima, che ha evidenziato Giancarlo con assoluta precisione, direi, ci sono degli esempi anche di animali normali, tra virgolette, animali che conosciamo benissimo. Ne faccio solo uno veloce, che è quello che più mi è rimasto nel cuore di tutta la mia ricerca. Quello di un beluga, chi è un beluga? È un parente del delfino, un cetaceo, un mammifero marino. Nella città di Kektobel, in Crimea, esiste un grosso acquario, e questo beluga era ospitato in quell'acquario. Brutto a dirsi, non mi piace proprio niente l'acquario, il rettilario, lo zoo in genere, certo. Sono mondi di tortura e di tensione per i nostri amici animali non umani, però in quell'acquario successe una cosa davvero straordinaria. Questo beluga, che era stato messo a vivere con dei delfini, viveva malissimo, veniva cacciato, non veniva accettato. Che cosa fece? Che cosa pensò di fare? Imparò la loro lingua. Cioè, no, ancora oggi gli scienziati non sanno capacitarsi, perché sì, esistono animali che sono in grado di imitare dei suoni non a loro congeniali, ma costui modificò tutto il suo apparato vocale, incominciò a parlare non più il belughese, bensì il delfinese, e oggi è accettato, vive tra i delfini, è nel loro clan, è un delfino, ma questo ha imparato una lingua, pazzesco. È andato a scuola di lingua, cioè pazzesco. Allora, qua c'è anche un discorso di bioetica, e qua mi riaggancio a quello che diceva prima Enrico, perché l'intelligenza, il fenomeno dell'intelligenza crea un grosso spartiacque e una supremazia, sembra che sia solo una caratteristica umana, anche se in realtà, secondo me, l'intelligenza può essere vista in molti modi, non è necessario che sia vista proprio secondo delle caratteristiche prettamente umane. Cosa ne dici, Enrico? Diciamo il punto focale è proprio quello, perché siamo sempre noi umani che decidiamo cos'è intelligente e che cos'è non è intelligente, quindi dipende poi dall'approccio che si ha in generale. È anche fondamentalmente vero il fatto che una delle caratteristiche sul quale noi umani creiamo una differenziazione, un antropocentrismo, è la definizione dell'animale più o meno intelligente, esatto. Ma sui nostri parametri, certo. Metri, certo. Il metro di giudizio è il nostro, e quindi il concetto è che una volta, quando c'era, adesso c'è tuttora il discorso sugli animali transgenici, ma io parlando dicevo: pensate se si riuscisse a far parlare gli animali, come tanti dovrebbero cambiare la loro visione sul certo. Mondo animale, anche se poi qualcuno mi ha detto che quando c'erano gli schiavi o si vuole maltrattare qualcuno, il fatto che parli una lingua magari che non comprendiamo, ma che parli come noi, non è un dirimente per non trattarlo male. Certo. Allora, io volevo segnalare ancora due libri. Uno è Alla ricerca di intelligenze diverse, che è diventato sempre più una Bibbia sull'argomento, una edizione aggiornata e ampliata di Giancarlo Barbadoro, con il contributo di Gianluca Roggero, che ha fatto una raccolta delle ultime ricerche. E l'altro è Tutti i figli di Madre Terra, con l'introduzione di Enrico Morriconi, che parla proprio dei temi di cui abbiamo trattato fino qui. Credo che possiamo... Ah no, abbiamo ancora 2 minuti, cosa possiamo ancora dire in 2 minuti? Gianluca, a te l'onore. Sì, ma io comunque volevo dire questo, che se in effetti prendiamo in esame i parametri parametri relativi al fenomeno dell'intelligenza, come li ha enucleati Giancarlo, e poi lo rapportiamo a moltissimi animali, contemporaneamente rapportiamo a molti umani,
ho l'impressione che ci siano parecchi umani che ne uscirebbero, sì, diciamo, un po' con le ossa rotte, perché mi viene proprio in mente l'esempio che faceva Enrico relativo a questa Vespa, che in realtà, se pensando quei parametri, ci sta perfettamente, perfettamente aderente, no, alla risoluzione dei problemi, adattarsi a una situazione. Gli animali sono bravissimi in questo, molte volte noi umani non siamo così bravi, quindi già solo questo aspetto, insomma, ci dovrebbe far riflettere un attimo su chi è veramente intelligente e quanto la specie umana abbia il diritto di arrogarsi come l'unica detentrice dell'intelligenza. Io credo che a volte mi sembra che gli animali siano dei supereroi rispetto a noi, perché fanno delle cose che noi ce lo sogniamo. Certo. Proprio. Va bene, allora io... Ancora un minuto, questa volta è incredibile. Una battuta velocissima, il fatto che sì, si è parlato prima degli alieni, del mondo extraterrestre. Io penso sempre, come diceva Locke, che la nostra mente non è formata per capire l'infinito. Se noi viviamo in un mondo che è infinito, è chiaro che ci saranno delle altre forme viventi diverse da noi, perché nell'infinito noi non possiamo sapere tutto quello che c'è nell'infinito. Noi costruiamo l'infinito facendo delle piccole scatolette di cose finite. Verissimo. Ma l'infinito noi non riusciamo neanche a immaginarlo nella nostra mente. Verissimo, però qui mi dai il là sull'ecospiritualità, che è un tema fondamentale anche che Giancarlo ha trattato, perché è vero che la nostra mente non può concepire l'infinito, però magari abbiamo qualche facoltà in più. Se noi siamo in questo infinito, magari possiamo anche capirlo, non con la mente, ma con qualcos'altro, che sarebbe troppo lungo da definire in questa trasmissione. Io ringrazio i nostri ospiti, ringrazio Gianluca Roggero, Elio Bellangero e Enrico Morriconi, ringrazio tutti voi che ci avete seguito e alla prossima. Buonasera a tutti. Ciao. Buonasera.